l'ottavo salmo nella serie dei graduali costituisce il secondo vertice. I 15 salmi delle ascensioni si dividono in tre blocchi di 5 più 5 più 5. Al centro di ciascuna di queste piccole collezioni c'è un centro, un vertice. E questi vertici hanno una sfumatura messianica. Si concentrano su Gerusalemme, sulla casa di Davide, sul trono messianico. È l'obiettivo di fondo del pellegrino che va a Gerusalemme. Così, questo Salmo 126 è legato al nome di Salomone. Tutti e 15 i salmi che vanno dal 119 al 133 hanno il titolo Canto delle Salite, nota redazionale che li caratterizza come unitari, appartenenti ad un'unica grande collezione. Il Salmo 126 in più ha il nome di Salomone, che è il figlio del re Davide. È l'immagine del sapiente. Non significa che sia un salmo effettivamente scritto da Salomone, ma è legato al simbolo salomonico, cioè all'erede del re Davide. Perciò è figura del Messia, il futuro re, colui che costruirà la casa del Signore. Nella storia di Israele, infatti, non fu Davide a costruire il Tempio, bensì suo figlio. È Salomone, l'uomo della pace. Nel nome Salomone riconosciamo la radice della parola Shalom, che in ebraico vuol dire pace. Potremmo tradurre Salomone con pacifico. È il re della pace. Anche Gerusalemme contiene nel proprio nome la radice di Shalom e viene interpretata come città della pace o visione di pace. Salomone è colui che costruisce la casa di Dio. È un fatto passato, ma viene utilizzato dal poeta come una prospettiva futura. La casa del Signore è la comunità. Gesù, il nostro Salomone, il figlio di Davide, è il costruttore della casa di Dio. Ha detto a Gerusalemme, alle autorità del Tempio, distruggete questo Tempio e io lo riedificherò, lo farò risorgere in 3 giorni. Non parlava di quel tempio di pietre che aveva richiesto 46 anni per essere costruito. Parlava del tempio del suo corpo. E il corpo di Cristo è la Chiesa. Quando diciamo Chiesa non dobbiamo pensare subito agli edifici. La Chiesa è la comunità delle persone. La casa di Dio non è un edificio, ma un insieme di persone, è la famiglia delle persone, è il gruppo di persone affiatate che si vogliono bene, lì il Signore abita. Costruire quella casa è l'impegno. Ecco perché è un vertice il Salmo 126. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Sembrano immagini comuni della vita normale, la casa da costruire, la città da custodire. In realtà, partendo da queste immagini della vita normale, il poeta vuole evocare il simbolo teologico. La casa da costruire è la comunità dei fedeli. La città su cui vegliare è la comunità dei fedeli. Se non è il Signore che costruisce,
Invano fatica il muratore, se non è il Signore che custodisce, invano veglia la sentinella. Nei salmi graduali si ripetono spesso delle formule che si rincorrono e il lettore attento deve notare queste insistenze. Così nel Salmo 126 notiamo l'insistenza sull'avverbio invano. È già stato usato due volte e ritorna ancora per la terza volta. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica, al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Non è un invito a non lavorare, ma è una esortazione a lavorare con il Signore e a riconoscere che l'efficacia del lavoro sta nel Signore. Non serve a niente alzarsi presto e andare a dormire tardi e lavorare tutto il giorno come dei disperati per mangiare un pane di fatica. Quello che conta è confidare nel Signore. Lavorare con il Signore permette di avere una efficacia. Addirittura quel dono viene concesso a colui che dorme. È un dono di grazia. Nel sonno gli viene dato il dono. E l'immagine che segna il culmine di questo salmo è la generazione dei figli. Costruire la casa vuol dire mettere al mondo dei figli. Eredità del Signore sono i figli. È sua ricompensa il frutto del grembo. I figli sono come frecce in mano ad un eroe. I figli nella giovinezza sono autentiche frecce. Le frecce vengono lanciate lontano. Il poeta Gibran ha ripreso questa immagine del Salmo per riflettere sui genitori che come degli archi lanciano i figli che sono come frecce verso il loro futuro. Se le frecce restano attaccate all'arco, non fanno la loro funzione. L'arco è indispensabile per lanciare le frecce, ma le frecce vanno per la loro strada. Un eroe è il Messia, è il grande prode che ha in mano le frecce e sono tutti i suoi figli, sono i figli della Chiesa, sono i credenti, coloro che appartengono al Cristo. Beato l'uomo che piena ne ha la faretra. La faretra è la custodia delle frecce. È il Messia, immaginato come un arciere che ha sulle spalle una faretra piena di frecce. Beato l'uomo, non si vergognerà quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Ritorniamo all'immagine normale della casa da costruire, della città da difendere. C'è un uomo che ha tanti figli, ha una famiglia numerosa, di fronte a dei problemi, a degli avversari, non ha paura di essere svergognato, perché è circondato da questa famiglia che lo aiuta e lo sostiene. È la famiglia del Messia. Questa faretra piena di frecce è la casa che il Messia Gesù ha costruito ed è Lui che veglia sulla nostra città. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica. Al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Ecco, eredità del Signore sono i figli, e sua ricompensa il frutto del grembo. Come freccia in mano a un guerriero, sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra,
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici.